Ma io penso che è finita la pazienza. Le nostre vite sono come clessidere rovesciate. Stanno finendo i granelli di sabbia. Io in questo caso parlo anche per me, non parlo in generale. Ho 55 anni e sto invecchiando in un paese di cui mi vergogno. In un paese che è fanalino di coda in tutta Europa dal punto di vista dei diritti di libertà, dei diritti civili. Penso che la società italiana sia da lungo tempo matura, pronta ad accogliere nuovi beni che consentano a ogni uomo e ogni donna di vivere alla luce del sole e di esercitare con pienezza i propri diritti di cittadinanza. E invece una classe politica è stata soggiogata da un clericalismo, da un bigottismo con cui compensava il proprio immoralismo. Il burlesque da un lato e l'anatema contro le diversità dall'altro sono state due facce della stessa medaglia. Che finisca quel tempo. Questo significa che ora noi pretendiamo una legge contro l'omofobia, ora noi pretendiamo una legge che consenta di riconoscere ciò che c'è nella società. Le storie d'amore sono storie differenziate, plurali, mescolate. L'amore ha i colori dell'arcobaleno e non è possibile invece che esso viva codificato solo in bianco e nero.